Il tofu è un alimento di origine vegetale, in quanto viene ricavato dalla soia. A causa del suo metodo di preparazione, nella nostra lingua, viene spesso chiamato formaggio di soia. Il tofu infatti, viene preparato, aggiungendo il caldo al succo, estratto dalla soia. Un po' come si fa, per la preparazione del formaggio con il latte. Dopo la cagliatura, il tofu viene pressato in forme bianche, solitamente rettangolari. Anche se ultimamente, è un cibo sempre più consumato nel nostro paese, in realtà è un alimento tradizionale, dell'estremo oriente. Grazie al suo buon contenuto di proteine, questo alimento vegetale, viene impiegato nelle diete vegane e vegetariane, per sostituire le proteine della carne. Il tofu, viene prodotto in diverse varietà. Ed ognuna differisce dalle altre, per proprietà nutrizionali, e per consistenza. Queste due caratteristiche, dipendono dal processo produttivo che viene impiegato, per la sua preparazione. Per cagliare, il liquido ottenuto dalla spremitura dei fagioli di soia, ed ottenere così il tofu, si usano diversi tipi di caglio. Il tofu, può essere diviso in due categorie principali. Fresco e conservato. A differenza di quello conservato, il tofu fresco, una volta aperto, va conservato in frigorifero, e consumato entro pochi giorni. Il tofu, contiene acido aspartico e glutammico, alanina, arginina, cistina, glicina, fenilalanina, istidina, isoleucina, leucina, lisina, prolina, metionina, serina, tirosina, triptofano, treonina e valina. 100 g di tofu, hanno una resa calorica di 145 kcal. Secondo la ricerca, il consumo elevato di legumi, è associato ad un minor rischio di patologie cardiache. Gli studi suggeriscono, che gli isoflavoni della soia, hanno proprietà antinfiammatorie, nei confronti dei vasi sanguigni. E ne migliorano l'elasticità. Secondo uno studio del 2008, l'integrazione di 80 mg di isoflavoni al giorno, per 12 settimane, ha migliorato il flusso sanguigno del 68% nei pazienti a rischio ictus. Contiene anche saponine, che secondo recenti studi, sembrano avere proprietà protettive, nei confronti del cuore. Studi condotti su animali, infine hanno dimostrato, che le saponine, riducono i livelli di colesterolo, e migliorano lo smaltimento degli acidi biliari. La conseguenza di tutto questo, è una riduzione del rischio, di sviluppare malattie cardiache. Uno studio del 2007, condotto su esseri umani, suggerisce che gli isoflavoni della soia, aiutano a ridurre i livelli di colesterolo LDL. Secondo la ricerca scientifica, il consumo di tofu, come alternativa alle proteine animali, può quindi essere d'aiuto, nel ridurre i livelli di colesterolo LDL. I benefici, sono una riduzione del rischio di aterosclerosi, e di ipertensione. Ci sono diversi studi e ricerche, che suggeriscono che la genisteina, un isoflavone, presente anche nel tofu, ha proprietà antiossidanti, che possono inibire, la crescita delle cellule tumorali. Gli isoflavoni, hanno una struttura chimica, simile a quella degli estrogeni. Ed alti livelli di estrogeni, possono causare il tumore al seno. Per questo motivo, in passato si è fatta molta confusione, in merito al consumo di soia, e il tumore al seno. Ora invece, si pensa che un consumo moderato di soia, non causi nessun problema, da questo punto di vista. Uno studio di 2 anni fa, ha infatti dimostrato, che le donne che hanno mangiato regolarmente, 2 porzioni di soia al giorno, non hanno riscontrato nessun aumento del rischio. A tal proposito, ci sono molti altri studi, che confermano che gli isoflavoni, non hanno nessuna incidenza sul tumore al seno. La ricerca, sostiene invece, che le donne che mangiano prodotti derivati dalla soia, almeno una volta alla settimana, hanno un rischio ridotto, del 48-56%, di tumore al seno. Uno studio del 2013, ha evidenziato che il consumo di tofu, è associato ad un rischio ridotto, del 61%, di tumore allo stomaco negli uomini. Un altro studio condotto sulle donne, ha riportato un rischio inferiore del 59%.
Il consumo di tofu sembra possa avere effetti benefici anche sul tumore alla prostata. Secondo la ricerca scientifica, gli uomini che consumano prodotti derivati dalla soia, come il tofu, hanno un rischio ridotto del 32-51% di sviluppare il tumore alla prostata. Negli ultimi anni sono stati fatti diversi studi che hanno dimostrato che gli isoflavoni possano avere effetti benefici sulla glicemia. Uno studio condotto sulle donne, ad esempio, ha evidenziato che 100 mg di isoflavoni al giorno riducono del 15% i livelli di zucchero nel sangue e del 23% quelli di insulina. Un altro studio del 2012 ha confermato che la regolare assunzione di isoflavoni ha migliorato la sensibilità all'insulina. Le persone con diabete di tipo 2 soffrono spesso anche di problemi legati ai reni. Questo causa un'espulsione di quantità eccessive di proteine attraverso le urine. Secondo una ricerca del 2004, chi consuma solamente proteine derivate dalla soia, come quelle del tofu, ne espelle meno rispetto a chi consuma proteine animali. Gli isoflavoni presenti nel tofu possono aiutare a limitare la perdita ossea ed aumentare la densità minerale ossea. Questo è quanto emerge da uno studio del 2011 che sostiene che questa proprietà è più evidente nelle donne nel periodo post-menopausa. Secondo la ricerca, nei paesi dove il consumo di prodotti derivati dalla soia, come il tofu, è più elevato, l'incidenza delle malattie cerebrali legate all'età è minore. Uno studio del 2017 suggerisce che i prodotti a base di soia possono aiutare le persone affette dall'Alzheimer. Questa proprietà viene imputata alla presenza della lecitina, che aiuta l'organismo a produrre sostanze importanti per il buon funzionamento dei neuroni. Consumare tofu ed altri prodotti derivati dalla soia è generalmente considerato sicuro. Vi sono però dei casi in cui potresti pensare di limitare il consumo di questi alimenti. In particolar modo se si hanno problemi alla tiroide. Alcuni medici ne sconsigliano il consumo alle persone con scarsa funzionalità della tiroide. Questo a causa della presenza di un antinutriente che prende il nome di goitrogeno. A causa del contenuto di ossalati, il tofu può peggiorare la situazione in caso di calcoli. Sebbene vi siano ancora prove contrastanti in merito, alcuni medici sconsigliano alle donne con tumore al seno l'assunzione di alimenti derivati dalla soia. Questo a causa dei deboli effetti ormonali che anche il tofu ha. Il tofu contiene anche antinutrienti, e precisamente lectine. Sono proteine che possono causare gonfiore e nausea una volta cotte o se consumate in eccesso. Fitati. Questi composti possono ridurre l'assorbimento di minerali come il ferro, lo zinco ed il calcio. Inibitori di tripsina. Questi composti bloccano la tripsina, un enzima necessario per la digestione delle proteine. Bisogna però precisare che quando la soia viene messa in ammollo, alcuni di questi antinutrienti vengono inattivati o addirittura eliminati. Far germogliare la soia prima di preparare il tofu riduce dell'81% gli inibitori della tripsina e del 56% i fitati. In Occidente è noto con il nome giapponese tofu. Ma in realtà le sue origini sono cinesi. Si narra che più di 2000 anni fa un cuoco cinese abbia mescolato per errore una partita di latte di soia con il nigari. Il nigari è quello che resta dall'acqua marina una volta che viene estratto il sale. È composto per il 97% da cloruro di magnesio e per il restante 3% da oligoelementi essenziali. Ancora oggi si utilizza come tagliente per la produzione del tofu. Alcune ricerche hanno evidenziato che il consumo di cibi come il tofu può avere effetti benefici sulla menopausa. In pratica, i derivati della soia possono ridurre i sintomi della menopausa, come ad esempio le vampate di calore.
Uno studio del 2007 suggerisce che 40 mg al giorno di isoflavoni riduce in modo significativo le ruche e ne migliora l'elasticità in 12 settimane. Esiste una qualità di tofu fermentato che a causa del suo forte odore viene chiamato tofu puzzolente. Questo prodotto però non è gradito a noi occidentali. Ed è solamente per stomaci forti. Il tofu in salamoia invece ha il gusto di certi formaggi stagionati. Ed è quindi apprezzato anche nel nostro paese. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.